Ho deciso di effettuare una ricerca sui primi 50 siti più popolari in Italia, raccogliendo ed analizzando alcune informazioni che mi hanno permesso di comprendere meglio come vengono utilizzati i nostri dati e quali sono gli interessi in gioco, e sono molti. Sappiamo tutti che il marketing digitale per funzionare ha bisogno di informazioni, ma come si procura queste informazioni? E se le procura in diversi modi, analizzando il nostro comportamento online mentre navighiamo sui siti web, mentre utilizziamo le app su smartphone o su tablet, mentre ascoltiamo della musica o guardiamo dei film, mentre diamo dei comandi al nostro assistente personale, o attraverso i dati che noi stessi forniamo quando compiliamo dei moduli online o dei questionari e così via. Qualsiasi cosa sia connessa a internet e possa ricevere o trasmettere dati può potenzialmente inviare informazioni a queste aziende che sono in ascolto. Dati e informazioni che ricordiamocelo sono i nostri. Sono i dati degli utenti che navigano sul web. Fissiamo però le aspettative. La mia non è una ricerca esaustiva. Io ho analizzato in totale 5.000 pagine distribuite sui primi 50 siti più popolari in Italia, ma questo non è sufficiente a far sì che la mia ricerca possa essere considerata un campione rappresentativo di quella che è la situazione in Italia. Quindi, se cerchi una ricerca di questo tipo, questo non è il video che fa per te. Se però ti interessano delle informazioni per capire meglio come funziona il meccanismo di raccolta dei dati, cosa fanno le aziende con questi dati e come puoi proteggerti, allora, guardando i video che ho realizzato, potrai sicuramente trovare delle informazioni interessanti. Ciao, io sono Omar Venturi e mi occupo di marketing orientato ai dati, o data driven marketing, in particolare in ambito B2B. Ho realizzato due serie di video. Questa che stai vedendo è la prima di 6 puntate della prima serie che mi hanno richiesto davvero molto tempo per scriverle, girarle, montarle e verificare e raccogliere i dati che ho utilizzato poi per realizzare questa serie di video. Ho investito del tempo anche per confrontarmi con altre persone, perché vista la tematica mi sono confrontato anche con esperti nazionali e internazionali che ho coinvolto in diverse misure, con diversi ruoli all'interno del video. Così come l'analisi di quello che accade in un negozio può avere almeno due punti di vista: il punto di vista di chi frequenta il negozio e il punto di vista di chi lo gestisce. Analogamente, questo accade anche per un sito web, con il punto di vista dell'utente che utilizza il sito e il punto di vista di chi il sito invece lo gestisce. In questa prima serie di 6 video ti presenterò quindi i risultati dal punto di vista dell'utente finale, quindi di chi utilizza il sito. Vedremo la classifica dei siti che raccolgono più dati e cercheremo di capire come vengono utilizzati i nostri dati. Guarda i 6 video fino alla fine perché ci sono anche delle sorprese. La serie successiva sarà invece rivolta a chi gestisce i siti. Sarà una serie un po' più tecnica dove analizzerò appunto cosa succede dietro le quinte, darò alcuni suggerimenti su alcuni aspetti a cui prestare attenzione, mi occuperò di velocità dei siti in funzione di quante integrazioni vengono inserite all'interno del sito e aspetti di questo tipo. Prima di iniziare, solo 10 secondi per invitarti a iscriverti al mio canale YouTube, a dare un'occhiata al mio blog. E a ricordarti che ho un account Facebook, LinkedIn e Twitter che puoi seguire e sui quali pubblico qualcosa di diverso tutti i giorni da lunedì al venerdì. Ok, cominciamo. Ho diviso il tema di questa prima serie in 6 puntate perché altrimenti veniva un video lunghissimo e ciao, non lo guardava più nessuno. Questa serie è organizzata in questo modo. In questa prima puntata introduco il problema di fondo e ti parlo in generale dei dati che regaliamo ai siti che navighiamo. E dico siti per dire aziende che stanno dietro i siti web, ovviamente. Nella seconda puntata ti parlerò di quello che possono fare le aziende con questi dati. Nella terza puntata ti presenterò i primi risultati della ricerca e le classifiche delle categorie dei siti, da quelli diciamo più discreti a quelli che si integrano con centinaia di aziende esterne, che ovviamente hanno accesso ai nostri dati. Nella quarta puntata parleremo ancora di classifica e lì vedremo proprio i siti. Ti presenterò tutti i 50 i siti che ho analizzato, vedremo esattamente che posizione ricoprono e quali dati raccolgono. È probabile poi che tu lo sappia già, ma se non lo sai te lo dico adesso, che ogni sito deve gestire tipicamente sempre due policy, che sono la privacy policy voluta dal richiesta dal GDPR e la cookie policy richiesta dalla cookie law. Ho analizzato, facendomi aiutare anche da altri esperti, le policy dei 25 siti di aziende italiane
che sono all'interno dei primi 50 siti più popolari in Italia. E nella quinta puntata vedremo qual è la situazione di queste policy, che ti anticipo non è bellissima. Infine, nella sesta e ultima puntata ti presenterò alcuni strumenti con i quali ti puoi proteggere o puoi controllare meglio quali sono le informazioni che vengono condivise. Queste sono le prime 6 puntate della prima serie, poi ci sarà la seconda serie con altre puntate e in più sto preparando anche delle interviste o altri video di ulteriore approfondimento. Il termine tracker identifica un breve frammento di codice che, inserito sul sito web o sull'app, raccoglie alcuni dei nostri dati di navigazione e li invia ad una società diversa da quella che gestisce il sito web. Quindi, quando navighiamo ad esempio su Amazon, i nostri dati, oltre che ad Amazon stessa, vengono inviati ad esempio anche ad Adobe, a Yahoo, a Twitter e ad altre aziende. Se non hai mai sentito il termine tracker, potresti aver sentito il termine tag o il termine pixel. Sono di fatto la stessa cosa. Guarda, in questo video e nei prossimi sono sicuro che utilizzerò questi termini in maniera interscambiabile. In questo contesto, tracker, tag o pixel sono la stessa cosa, sono sinonimi. Quindi niente confusione, mi raccomando, io li posso utilizzare in maniera interscambiabile e mi riferisco alla stessa cosa. Ho detto che un tracker raccoglie i nostri dati di navigazione e li manda a diverse società in giro per il mondo. Chiariamo subito che oggi tantissimi siti web utilizzano questi tracker e questi non compaiono come per magia, ma sono i gestori dei siti web, gli sviluppatori dei siti web che inseriscono questi tracker sui siti. E li inseriscono per diverse ragioni. Detto ciò, ti parlavo di Amazon, ma posso nominarti il sito di Repubblica.it, del Corriere, di Dagospia, di Subito.it. Non fa differenza per quello che ti voglio dire. Ti dicevo che i nostri dati di navigazione vengono inviati a diverse società, quelle che controllano i tracker, quindi non quelle che gestiscono il sito web. Ma cosa sono i dati di navigazione? Mi potrai chiedere. Grazie per la domanda. Ecco qualche esempio. Sono dati di navigazione, ad esempio, l'indirizzo IP del dispositivo che stiamo utilizzando per navigare. Immagina l'indirizzo IP come se fosse l'indirizzo di casa. È l'analogo dell'indirizzo di casa ma su internet. Altri esempi di dati di navigazione oltre all'indirizzo IP sono ad esempio la versione del browser che stiamo utilizzando, cioè il programma che utilizziamo per navigare, o anche del programma che stai utilizzando per guardare questo video, ad esempio dell'app che stai utilizzando per guardare questo video. Anche il modello e la versione del dispositivo che stai utilizzando fa parte dei dati di navigazione. Non ultimo e molto importante, anche l'elenco di tutte le pagine che visiti durante una cosiddetta sessione di navigazione fanno parte dei dati di navigazione. I dati di navigazione sono tanti e di tante diverse tipologie, ma di fatto sono relativi appunto al nostro comportamento online, alla nostra navigazione tra le pagine dei siti che visitiamo. Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, oltre a essere siti che conosciamo, sono anche società che forniscono dei tracker ai gestori dei siti web per acquisire dati di navigazione. Queste società, in cambio, ai gestori dei siti web offrono gratuitamente dei servizi, utili ovviamente per chi gestisce dei siti. I dati di navigazione potrebbero sembrarti informazioni poco interessanti, ma se queste informazioni le si sa analizzare, ci si possono fare cose particolarmente interessanti. Ad esempio, mostrare la pubblicità personalizzata sulla base degli interessi di ogni utente. Quindi, quando tu navighi e sei interessato ad acquistare un'auto nuova, il fatto che tu continui a ricevere pubblicità relative a nuovi modelli di auto, chiaramente è più interessante per te, ma aumenta anche la probabilità che tu faccio un acquisto rispetto all'azienda che ti ha presentato quella pubblicità. I tracker sono tantissimi, disponibili in diverse forme, ma tutti hanno bisogno dei nostri dati. Attenzione, i tracker non sono il male assoluto. Come tutto il resto, anche i tracker possono essere utilizzati bene o male. Se parlando di tracker di navigazione tu pensi a qualcosa che possa sottrarti i dati della tua carta di credito, ti tranquillizzo subito. I tracker non fanno quello. Quelli sono piuttosto software malevoli, cosiddetti malware, che sottraggono i dati della carta di credito, rubano, insomma, fanno operazioni fraudolente. Tuttavia ci sono sicuramente alcuni tracker che tu non vorresti incontrare sul tuo dispositivo. Anziché rubarti i dati,
questi tracker rubano ad esempio potenza di calcolo. Questa è una tecnica chiamata cryptojacking ed è utilizzata da aziende chiaramente non legali che lavorano con le criptovalute. Un'altra tecnica sfruttata dai tracker diciamo non legali è la cosiddetta fingerprinting, che serve per identificarti su un certo sito anche se tu non sei autenticato su quel sito. Approfondirò questi argomenti su un altro video, altrimenti andremo troppo fuori tema, però ci tornerò brevemente nella sesta puntata di questa serie. Ma veniamo a come è nata l'idea di questa serie. Mi stavo documentando per un'altra serie, Data Driven Marketing per PMI, che trovi sempre sul mio canale YouTube, quando ho incrociato un interessante studio del 2017 che ha analizzato oltre 440 milioni di pagine visualizzate da 850.000 utenti in tutto il mondo. Oltre il 25% degli utenti provenivano dagli Stati Uniti, meno del 3% dall'Italia e così via, come puoi vedere in questo grafico. Lo studio del 2017 ha evidenziato come già allora più del 77% delle pagine ospitasse almeno un tracker. Quello studio mi ha incuriosito e ho voluto approfondire un po' la questione, sia per la parte più tecnica, legata ad esempio alle prestazioni del sito, cioè cosa accade a un sito che installa tanti tracker, sia per la parte legata alla nostra privacy, di cui mi sono già occupato più volte, come puoi vedere cercando anche sul mio sito e sul mio blog. Quindi, per approfondire meglio la situazione in Italia con dati più aggiornati, più recenti, ho scelto di analizzare questi primi 50 siti, che sono i siti più popolari in Italia. Ho analizzato questi siti sia dal punto di vista dei dati che raccolgono, sia dal punto di vista delle policy che hanno pubblicato, per vedere quanto siamo esposti noi utenti e quanto sono allineate queste aziende al GDPR che è in vigore da più di un anno e mezzo. Tutto questo lo vedremo però nella prossima puntata, dove ti parlerò del perché i siti che navighiamo utilizzano i tracker e del cosa se ne fanno le aziende che gestiscono i tracker dei nostri dati. Ricordati che sto cercando di aprire una discussione su questo tema. Puoi partecipare sia con un tuo contributo diretto, inserendo un'esperienza positiva o negativa da utente, o un commento da esperto del settore, o puoi partecipare magari anche con una domanda che potrà essere magari l'occasione per approfondire ulteriormente in un prossimo video. Ci tengo molto a questo aspetto, quindi se vuoi contribuire mi fa veramente piacere. Comunque ci sono altre 5 puntate, quindi avremo sicuramente modo di approfondire anche questi aspetti. Grazie e alla prossima puntata.